una fuga. C'è chi mi chiama, un anno io, mi ci vai da lì, da tutto. Un anno a questa parte, Galati Marina non si dorme più. Avvisiamo dal quartiere, lettere, scriviamo sempre all'assessore e non si interessa a nessuno. Ora stanotte mando la protezione civile, manda due o tre cammi di vetri e cerca di risolvere il problema. Non si può risolvere il problema così, da anni e anni. Dobbiamo fare delle massi, delle cose più concrete. Qua c'è la vita delle persone, 200-300 famiglie che da un momento all'altro devono cambiare casa o muoiono, poi andiamo ai funerali. Questo. C'è penso poco da dire, le immagini parlano da sole, tanti anni che combattiamo per salvaguardare il litorale, in particolare anche quello di Galati, ma a quanto pare l'opinione pubblica, chi di competenza, non è riuscito mai a fare interventi per risolvere questo problema. Adesso siamo qua con migliaia di euro buttate a mare, impossibilità di anche intervenire perché il mare continua ad alimentare l'ingresso dell'acqua e quindi non si può neanche buttare fuori l'acqua che abbiamo per adesso dentro, dobbiamo solo aspettare che si plaghi il mare, dopodiché si quantificheranno i danni e l'unica nota positiva è che non ci è scappato ancora nessun morto. Speriamo che questo basti per avere lo stato di calamità, visto che finora non è mai stato dato perché non era necessario. Io penso che siamo arrivati al punto che sia l'ora.